Diciamo che non avevo proprio un metodo di studio specifico. Era il classico rileggere, sottolineare, evidenziare, ripetere, ripetere, ripetere all'infinito, finché non arrivavo a fine giornata che avevo la testa che mi fumava. Leggevo e rileggevo senza mai ricordare niente. La quinta volta che leggevo per me era sempre come una prima volta. Volevo sapere le cose a lungo termine, cosa che finora non riuscivo a fare, anche perché io credo che un medico comunque dopo gli esami che fa deve ricordarsi quello che studia e quindi. Il problema principale che mi ha spinto a frequentare questo corso era proprio l'ansia con cui mi ponevo nello studio. Soprattutto quando ho iniziato la facoltà di medicina ho notato che la mia ansia è salita alle stelle e non volevo vivere 6 anni così, non per il lungo periodo, ma perché stavo intraprendendo un percorso meraviglioso in cui avrei studiato delle cose strepitose e delle cose che volevo veramente studiare con passione e la mia ansia me lo impediva. E mi sono resa conto di quanto superficialmente studiassi per poi dover rivedere le stesse cose anche molte volte, mentre adesso quando faccio un argomento lo capisco veramente e non devo più tornarci sopra. Sono sicura di averlo capito perfettamente e anche di ricordarlo. Sono consapevole del fatto che le cose mi stanno entrando in testa e si stanno ancorando. Sento proprio la sicurezza che queste informazioni le ho capite e le ho imparate. Il rendimento poi il giorno dell'esame è stato ottimo perché ero tranquilla, magari mi sono mostrata anche molto sicura, cosa che solitamente non mi accadeva dal momento che sono una persona molto ansiosa e molto emotiva che tende a far trasparire l'ansia e di conseguenza questo mi va a determinare sempre un rendimento minore. Mi sento più tranquilla, ho voglia di studiare, che sembra una cosa assurda. Ho intenzione di provare per la terza volta il test medicina e mi sono ritrovata con delle certezze diverse in mano. Sono molto più carica e molto più decisa, soprattutto meno ansiosa. Ho percepito che ordinatamente fosse formata da una vera e propria famiglia. Comunque il rapporto che c'era tra i coach mi ha molto incoraggiato, in quanto era comunque un rapporto alla pari, che quindi era fatto da studenti per studenti. Mi sono molto sentita a mio agio a fare domande anche, perché comunque non c'era un professore davanti, ma c'era un ragazzo uguale a me, e quindi questo mi ha molto tranquillizzata.